Buonasera a questa serata di trasmissioni di Libri TV. Oggi è 5 aprile 2013, sono Gianni Colacione e cominciamo come di consueto con la virgola, questo spazio appunto di commenti sui fatti, sulle vicende della settimana. È ovvio che la vicenda italiana, istituzionale, politica, che poi ovviamente si trascina tutta un'altra serie di emergenze, di temi abbastanza tristi e drammatici come l'emergenza economica, l'emergenza lavorativa, l'assenza di un progetto o l'inizio del lavoro di un'istituzione che è quella del governo per affrontare queste emergenze. Ecco, questi qua sono temi che ho ritenuto di non trascurare in questa virgola. 40 giorni dal voto per gli organi legislativi, un paese normale sarebbe riuscito a tradurre l'indicazione fornita dagli elettori in un assetto, diciamo, dotato del supporto necessario per poter operare un governo in pratica, cioè un organo esecutivo che, a parte le nuovistiche e novistiche, ritengo, diciamo, sirene, nuovistiche e novistiche, ritengo sia ancora necessario come istituzione, e mi pare che lo stesso accada negli altri paesi comunemente considerati avanzati. Purtroppo in Italia non è così. Gli esiti elettorali hanno offerto un panorama politico tripartito quasi in parti uguali, tutte e tre incompatibili tra loro per diversi motivi. Bersani, leader del PD e candidato premier della coalizione vincente, è stato preincaricato di sondare le intenzioni e le volontà delle altre due forze politiche, ma non è uscito nulla. Intanto l'emergenza in cui l'Italia precipita ogni giorno da tempo, ormai si fa sempre più grave, è un'emergenza economica, lavorativa, istituzionale, politica, io direi anche culturale. Nel nome di tale emergenza, quindi, con un atteggiamento rivolto, a svolgere un servizio al paese, sarebbe necessario che accadessero alcune cose che purtroppo non accadono. Sarebbe necessario che Bersani prendesse atto del suo fallimento, cioè del fallimento della linea del rifiuto di collaborare con il PDL di Berlusconi, e prendesse atto del fatto che Grillo non ha intenzione di offrirgli una stampella. Dell'aiuto di Monti se ne fa poco in prospettiva di governo. Peraltro, il fallimento di Bersani, oltre che istituzionale, se così possiamo dire con una certa benevolenza, è anche un fallimento politico all'interno del PD. Perché? Perché la corazzata post-comunista costituita dal supporto robusto e un tempo potentissimo dell'ala post-togliattiana, post-stalinista, costituita appunto da una serie di nomi importanti, prima da tutti D'Alema, non è riuscita a capitalizzare un consenso elettorale schiacciante fino a un mese prima delle elezioni, anzi lo ha dissipato fino a realizzare una vittoria elettorale sul filo di lana. Non basta neanche l'abnormità della legge elettorale in vigore attualmente per offrire a un partito simile il supporto adeguato a governare. Perché alla Camera valgono alcune regole, questa legge elettorale, che sappiamo ormai comunemente è chiamata Porcellum, è una evoluzione del Mattarellum, Calderoli ci ha messo la mano, è diventato un Porcellum. Questa legge elettorale appunto non è sufficiente, perché in qualche modo alla Camera ci sono delle regole, mentre invece per il Senato ce ne sono altre che valgono e non sono appunto sufficienti a fornire un supporto di maggioranza al Senato, come invece è successo per la Camera. E quindi c'è una situazione di in qualche modo stagnante, direi quasi paludosa. Sempre in casa PD, ovviamente, Renzi, che finora appunto, fino adesso si sia mantenuto buono, anzi direi di più leale alle sue dichiarazioni di collaborare con Bersani, ebbene Renzi oggi, a mio parere, un po' precocemente, inizia a manifestare una certa insofferenza. Insofferenza perché comincia a farsi sentire polemico in dissenso con la linea di Bersani, forte del suo 40% di consensi nel PD, forse inizia la scalata al partito. Al suo posto io aspetterei che Bersani definitivamente stramazzasse, sempre politicamente parlando, perché
per poi puntare al partito attraverso l'investitura che offra massima legittimazione, appunto, che sono le primarie. Matteo, abbia ancora un po' di pazienza e il partito sarà tuo, o perlomeno quello che resterà di esso. Berlusconi si conferma uomo partito, cioè un partito per un uomo, e offre magnanime collaborazioni a Bersani, da sottoscrivere però con un accordo di garanzia per l'elezione del capo dello Stato, secondo il vecchio principio del dout des. Ma in tal caso l'interesse non è tanto istituzionale, a mio parere, quanto invece personale, perché ricordiamolo, il capo dello Stato è anche capo del CSM, l'organo di autogoverno dei magistrati, e gran parte della proposta politica, gran parte, forse in modo magnanimo dico, ma comunque gran parte della proposta politica del PDL è incentrata sul mantra dell'attacco della magistratura al uomo, cioè a Silvio Berlusconi. A mio parere l'impresentabilità di Berlusconi non è basata tanto sulle vicende processuali o personali, forse neanche tanto sulla incandidabilità per il conflitto di interessi, perché insomma è basata su una legge che è parecchio vecchia, all'epoca non c'era quasi neanche la televisione, ma pur sempre in vigore, se non è stata abrogata, questo anche è da dire. Decisamente è più macroscopica l'inettitudine politica manifestata da Berlusconi, le tante promesse non mantenute, il danno fatto alle istituzioni, che è un po' figlio dell'approccio, diciamo, iperaziendalista: mi compro quello che mi pare e investo anche nelle e con le istituzioni. E pezzi di istituzioni, a mio parere questa è la cosa più grave che lo rende impresentabile, improponibile in qualche modo, pezzi di istituzioni sono stati il prezzo di passatempi personali, atteggiamento personale portato poi al parossismo, che emerge anche in sede penale. Buona parte dei testi del processo Rubbi sono regolarmente stipendiati a Berlusconi, eppure sono ritenuti attendibili. Tutto lecito pagare chi si vuole, ma l'attitudine a governare, secondo me, è ben più di una fedina penale pulita. Grillo vive un periodo dolce amaro, secondo me. Dolce perché è uscito trionfalmente dalle elezioni, questo è indiscutibile. Si rende conto di essere portavoce di un grosso movimento che intercetta il malumore e la protesta di una buona parte della popolazione. Mira a tornare alle urne, sicuro di incrementare questo risultato. Io non ne sarei tanto sicuro, soprattutto se la gente, gli stessi che l'hanno votato, cominceranno a percepire che la loro pancia resta a digiuno sempre più a lungo, anche perché Grillo non accetta di essere coinvolto in un governo e quindi di fatto contribuisce a prolungare lo stallo, l'assenza, diciamo, o meglio, prolungare lo stallo e quindi la non presa in carico di un progetto per poter affrontare queste emergenze. E quindi in qualche modo diventa responsabile, anche se ancora non coinvolto nelle istituzioni. Lui personalmente, peraltro, non è neanche stato eletto perché non si è candidato. Peraltro Grillo non è riuscito a indurre a Bersani a chiedere la collaborazione di Berlusconi per fare il governo. Gli manca questa tacca da aggiungere. Gli è mancato in pratica di acquistare una quantità infinita di guano da poter riversare sui suoi due avversari politici, certo, il primis e Bersani. Ma l'amaro è altro. Secondo me l'amaro che secondo me vive Grillo, anche se ovviamente non lo potrà, non lo dirà perché ovviamente non gli conviene, è che si rende conto che la struttura di community del suo gruppo non regge per fare politica. Si rende conto che i grillini eletti non sono lobotomizzati da poter dirigere a suon di consultazioni via Skype o assemblee di condominio in streaming. Quando si vive il momento istituzionale, come accade ai neoparlamentari, la drammaticità della situazione italica assume contorni definiti, cessa di essere uno slogan e diventa una responsabilità. E in tali casi i fili mediatico-subliminali con cui Grillo muove i suoi rischiano di rompersi, perché i suoi, cioè i grillini, anche se portati da una realtà completamente distante dalla politica, dai palazzi della politica, sono stati catapultati dai cittadini all'interno di questi palazzi e vivono la responsabilità dell'istituzione. Grillo comunque sia ne è al di fuori e può permettersi
di continuare a sloganare, cioè a emettere slogan, quasi direi, aggiungerei quasi attendendo il momento giusto per dissociarsi da tutto e dirsi vabbè, basta, voi siete, io resto al di fuori, siete corrotti. E all'interno del suo movimento, appunto, sono sempre più frequenti le voci, dico, di dissenso, ma cerco di prese di posizione in difformità. Poi c'è Monti, c'è e non c'è, c'è come presidente del consiglio ancora in carica per gli affari ordinari, cosiddetti, in una situazione di ordinaria emergenza, ma soprattutto di delegittimazione, essendo a capo di un governo che non ha ottenuto la fiducia dalle nuove Camere, quindi una legittimazione appunto dai cittadini. Peraltro, nel tentativo di impersonare il ruolo politico agguerrito nella campagna elettorale, ruolo decisamente mal interpretato, si è rivelato soprattutto nel post elezioni di una pochezza politica fino allora irrilevatasi. C'è il rischio che faccia la fine, ovviamente sempre in senso politico e storico, del povero Goria, capo del governo tra l'87 e l'88, dimenticato e del tutto rimosso dalla storia dopo alcuni mesi dalla fine del suo premierato. In conclusione, Napolitano, che mai avrebbe pensato di dover concludere la sua lunga carriera politica dovendo dirigere le operazioni post-elettorali in un'Italia che versa in un momento di crisi istituzionale dove tutti i punti di riferimento che precedentemente c'erano stati sono venuti a crollare, appunto, come dicevo, una crisi istituzionale e politica, ma io aggiungerei anche culturale. Non ci sono appunto più vecchi riferimenti, le consultazioni sono terreno per neofiti con scarpe da ginnastica. L'Italia ha proposto un ricambio tale che secondo me è risultato quasi traumatico per un uomo di 87 anni, mi sembra che ha vissuto all'interno del grigiore post-togliattiano. Non sa più che deve fare, ormai i suoi richiami alla responsabilità sono continui, e più sono e più si diluiscono nell'indifferenza. L'ultima trovata è quella delle commissioni di esperti, definiti poi dalla stampa saggi. È chiaramente una boccata d'aria dopo un'apnea estemporanea, frettolosa, e a breve si rivelerà inutile perché ne servirà nuovo ossigeno per poi la nuova apnea. Intanto si vocifera qualche nome per il successore proprio di Napolitano. Schiamazzi, De Lire, persone che con la vita istituzionale del paese non hanno avuto nulla a che fare, vecchi dinosauri, nomi Civetta, Evergreen come Amato, e una donna con una certa esperienza in fatto di istituzioni italiane ed europee, che è Emma Bonino. Un nome scaturito più dagli ambienti politici che dal partito di provenienza. Forse sarà questa la volta buona, e forse proprio per questo che Emma Bonino potrà effettivamente concorrere alle elezioni del Presidente della Repubblica. Lo speriamo vivamente. E ovviamente su Libre TV faremo di tutto per informarvi su questa vicenda. Di questo volevo parlarvi questa sera. Ringrazio Donato Volpicella per la consueta regia. Vi ricordo che Libre TV è un'associazione che si sostenta da sola e che sarebbe appunto gradito quindi che vi iscriveste per aiutarci. E passo a illustrarvi il palinsesto, che da come è stato pubblicato c'è una piccola modifica che vi illustrerò. Dopo la virgola del direttore avremo alle 20.45 voci radicali e avremo in collegamento Ginesia Dionizio e Silvia Pattuelli, appunto dei radicali ecologisti. Silvia Pattuelli già l'abbiamo intervistata, credo che sia appunto il segretario della nuova associazione radicali ecologisti, e ne parleremo appunto in collegamento. Alle 21.15 torna Rock and Riot, la trasmissione sul rock tenuta e curata da Alessia Turchi. Il rock ti salverà dal carcere, questo è il titolo di questa serata, influenza della musica leggera sui diritti dei carcerati. Alle 21.45 avremo Voci Transnazionali, questa puntata di Voci Transnazionali, questa serata di Voci Transnazionali sarà dedicata al Venezuela, e avremo appunto in collegamento Blanca Bricegno, compagna appunto radicale e amica di Libri TV, già ce l'abbiamo avuta. Ne parleremo appunto perché in Venezuela appunto ci aggiornerà su una serie di vicende venute dopo l'elezione, fin dopo l'elezione di Chavez, la rielezione, quindi anche la morte, quindi insomma tutti questi passaggi che hanno coinvolto il Venezuela, ci renderà un pochino più distinta la successione degli eventi. Alle 22.15 a tavola con i libri,
le note di lettura di Giancarlo Calciolari. Oggi si parlerà del libro Liberami dal tempo e altre poesie di Walter Benjamin, Via del Vento editore del 2011 questo libro. Cura e traduzione di Claudia Ciardi. Tutto di questo ci parlerà Giancarlo Calciolari. Alle 22.25 avevamo in previsione Leggera Euforia, ma non sarà possibile, purtroppo, e quindi vi diamo appuntamento ovviamente per un'altra serata. Io vi ringrazio di questo, vi do appuntamento appunto vi invito a seguire le trasmissioni di Libri TV e a presto, grazie ancora.